2-2 il finale qui a Badesse tra il Lonnano Badesse e l'Ossia Mare. Noi con il mister De Angelis affrontiamo quello che è il post gara, commentiamo questo pareggio, mister. Pareggio che lascia un po' l'amaro in bocca vista la prestazione dei biancoviola, visti le occasioni avute e insomma anche la grande reazione con la remontata, il ribaltamento con Mastro Pietro. Insomma, l'Ossia Mare che è stata fino alla fine propositiva e desiderosa di vincere questa gara. Assolutamente sì, perché anche oggi purtroppo siamo entrati in campo dopo 2 minuti, già eravamo sotto un gol. Siamo stati forti a reagire, comunque a trovare anche il doppio vantaggio e a avere anche un paio di occasioni per fare il terzo gol. Purtroppo poi all'ultima azione loro da corner abbiamo perso la marcatura dentro l'area, cosa che non deve assolutamente accadere. Purtroppo è stato 2-2. Al secondo tempo, nonostante il possesso palla magari un po' più ampio da parte del Badesse, diciamo le occasioni comunque vere e proprie le abbiamo avute noi, una clamorosa con Pedone, l'altra con Mastro che poteva concludere meglio, però. La squadra c'è, continua a lottare, ennesimo risultato positivo, dal girone di ritorno comunque si è perso solamente una volta in 9 gare, quindi è normale che adesso la partita in casa di domenica dobbiamo cercare assolutamente 3 punti. Ritornando a oggi, tante assenze, Nanni per squalifica, poi Ippoliti infortunato, Salines anche per squalifica, insomma non si amare che nonostante le assenze comunque ha tirato fuori gli artigli, come ha dimostrato poi in tante prestazioni, e insomma se oggi si vinceva qui a Badesse non si rubava nulla. No, assolutamente, già l'ho detto prima, poi ecco, hai detto bene tu, già eravamo con numerose assenze, perché regalare calciatori come Ippoliti, come Salines e come Nanni... come se leviamo i migliori giocatori davanti al Badesse. In più durante la partita si è fatto male Enrico, che sta facendo una buona prestazione, si è fatto male Licciardello, che è un attaccante che per forza di caso maggiore ha dovuto giocare a metà campo in quanto ho finito i centrocampisti under, e quindi ecco, siamo stati anche bravi magari a giocare una buona partita nonostante un paio di giocatori fossero fuori ruolo. Come ti spieghi, mister, questi primi minuti fatali? Domenica scorsa il gol subito proprio in apertura, anche questa volta dopo 3 minuti? Dobbiamo lavorarci, probabilmente era quello era la nostra forza fino a poco tempo fa, entrare in campo e fare subito un gol agli avversari. Adesso invece purtroppo ci sta capitando a noi, quindi su questo dobbiamo un po' lavorare, forse sull'atteggiamento iniziale, visto che poi comunque per l'arco della gara la concentrazione dei ragazzi è altissima e anche l'intensità, come hanno dimostrato anche oggi fino al 95esimo. Come hai detto te, domenica appuntamento fondamentale contro il Monte Spaccato in casa, obiettivo naturalmente 3 punti. Assolutamente, anzitutto dobbiamo fare purtroppo la conta dei morti, come si suol dire, quindi cercheremo di recuperare il più possibile. Cabella anche oggi ha giocato con una contrattura che ha rimediato domenica scorsa nella partita casalinga, quindi ecco, dobbiamo un po' recuperare le forze, recuperare qualche infortunato e mettere in campo la migliore formazione, ecco, per cercare di ottenere questi 3 punti che in questo momento ci servono come il pane. Grazie mister, in bocca al lupo. Crepi, forza Ossia Mare.